forze americane, europee, cinesi ed Emirati Arabi si preparano a partire. Il pianeta rosso si sta avvicinando. Un fascio di elettroni a Trieste svela la storia di alcune preziose monete antiche e apre nuovi orizzonti all'archeoeconomia. Smartphone, dieta industrializzata, scarso movimento fisico, come tecnologie e stili di vita stanno cambiando il nostro scheletro. Buon pomeriggio e buon anno dal TG Leonardo. È l'anno di Marte, il 2020, si preparano a partire Stati Uniti, Cina, Europa e anche gli Emirati Arabi. Il tempo stringe e Marte si avvicina. Silvia Rosa Brusini. Sa muoversi da solo, per ora nella camera pulita, luogo di minima contaminazione del centro NASA JPL di Pasadena. Ognuna delle sei ruote fa una cosa diversa, come accadrà sul terreno accidentato di Marte. I tecnici controllano in diretta ogni mossa autonoma della creatura robotica. Pesa una tonnellata il rover Mars 2020. Su Marte, per la gravità più bassa, lo sforzo sulle strutture sarà minore, ma dovrà camminare almeno 200 metri al giorno per anni, macinando chilometri, come suo predecessore, il rover Curiosity, ancora in marcia da 8 anni sul pianeta rosso. Partenza a luglio, arrivo già previsto 18 febbraio 2021 nel cratere G0, 45 km di diametro, emisfero nord. Era un lago di sicuro 3 miliardi e mezzo d'anni fa. La speranza è trovare tracce di fossili addirittura. Ora non si parla più di batteri, si va a cercare proprio avanzi di vita. Missione da brivido. Tra le mille dotazioni del rover più complicato della storia, per gestirlo ci vorranno da terra 300 tecnici solo per lui ogni giorno. C'è un elicotterino drone che gli farà da apripista, esplorando il terreno, e persino uno strumento per convertire l'anidride carbonica. L'aria finissima di Marte è quasi tutta CO2 e questo è il primo test per estrarre i due atomi di ossigeno che serviranno un giorno agli uomini per respirare lassù. I preparativi fervono per tanti, si avvieranno tra poco verso le rampe di lancio anche europei, cinesi e pure gli Emirati Arabi, tutti su Marte che si avvicina. Non si può perdere nemmeno un giorno. Quest'estate si dovrà cogliere l'attimo per centrare poi Marte a soli 56 milioni di chilometri e limitare il viaggio a 8 mesi. Finestra di lancio tra luglio e agosto. Se si arriva tardi, Marte si allontana a 400 milioni di chilometri da noi e ci vorrebbero 2 anni di viaggio. Tempi stretti per l'Agenzia Spaziale Europea. Ecco uno dei test dei paracadute dell'esploratore ExoMars. Sarà a bordo di un lander russo chiamato Kazachok, molto pesante, così per frenare all'arrivo ci vanno paracadute più grandi del normale. Incrociamo le dita perché a bordo c'è un piccolo rover, Rosalind Franklin si chiama, dal nome della scienziata che per prima vide l'elica del DNA. E infatti il rover Rosalind ha un trapano capace di arrivare fino a 2 metri di profondità per cercare tracce di vita. La superficie marziana è sterilizzata dai raggi cosmici, se c'è qualcosa è là sotto. Orgoglio italiano, ExoMars nasce anche a Torino negli stabilimenti di Thales Alenia Space. Destinazione Oxia Planum, altro lago prosciugato, ma bisogna fare in fretta. Marte si avvicina, non così tanto, ma si avvicina.